Protesta sui generis ieri pomeriggio a Gela. I residenti della Rione e Stazione Vecchia hanno bloccato il transito stradale in entrambi i sensi di marcia in via Tevere, sedendosi su delle sedie poste al centro della carreggiata. Protestano in merito allo stato di abbandono in cui versano gli alberi cresciuti a dismisura e per le condizioni di degrado in cui si trova la zona. Chi convive con le allergie, hanno detto, non riesce a sopportare la presenza di una vegetazione così folta. Io non hai idea quando soffro. Ma qual è il motivo? Perché io ho allergia da mattina fino a sera. Ma per gli alberi? Per gli alberi, li vedi queste cose? Queste? Tutto queste io abito lì. A casa mia vengono a migliaia di queste. E lei blocca la strada? Lo blocco per un semplice motivo, perché abbiamo fatto tante richieste. Sempre un differentismo totale da tutti. Allora non abbiamo trovato altro modo, solo quella. Vediamo degli interventi subito, ma subito no, che hanno a passare 2 anni, 3 anni, come passare la prima volta, che hanno passato 4 anni, 5 anni. Voi avete fatto più volte la richiesta? Almeno da 5-6 anni che facciamo richieste, ma non è venuto, vengono quelli della Ghela solo per prenderci in giro, perché ci dicono qua non possiamo fare niente e ce ne andiamo. Solo questo sono venuto a fare. Dunque voi volete sostanzialmente che gli alberi vengano potati? Potati e esportati, quelli che fanno male. Ci sono degli alberi con delle spine che non si può nemmeno appoggiare, hanno fatto cadere tutti i marciapiedi, si sono tirati tutti, le radici sono sotto casa. Queste cose sono incredibili, ma poi guardate attentamente quello che succede appena c'è un po' di vento. È una cosa inguardabile. Noi dobbiamo stare barricati con le porte chiuse, finestre chiuse, nessuno, tutti con l'allergia, tutti, alà. Non c'è nemmeno una persona che non è con l'allergia. Ma per quale motivo dobbiamo fare le cose di testa nostra? No, noi vogliamo passare la preferenza al sindaco e alla dirigenza comunale per vedere se loro intervengono. Sul posto si è recato il sindaco Domenico Messinese, il quale ha assicurato a breve un intervento. In questo tratto di strada ci vuole un intervento non a spot per lasciarlo spoglio, ma per poter sostituire sostanzialmente le essenze. Quindi ci vuole un intervento un pochettino diverso. E poi c'è anche un altro problema, che per poter sostituire questi benedetti alberi, per poterli tutelare, ci sono dei periodi in cui si possono fare. Quindi ci sono addirittura gli interventi che possono essere fatti in più step, come abbiamo fatto per esempio in piazza. Prima siamo dovuti intervenire per poter ridurre la chioma, dopodiché una volta che sono cicatrizzati siamo intervenuti per poterli estirpare. Quindi non è un lavoro che si fa a spot di intervento, ma non è quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare invece è un intervento in modo tale da sapere già come deve essere la fine, che tipo di essenza mettere in sostituzione e quale mantenere. Questo è un lavoro che già era stato demandato di fatto alla Ghelas, come ha fatto in altre zone della città, e quindi è chiaro che non sarà domani, perché farlo domani sarebbe sostanzialmente sarebbe un intervento che non risolutivo. Quello che si deve fare è invece qualcosa di più concreto.